ci sono eventi, c'è l'evento radio, questi sbaffi sono l'accensione del monitor, va bene, questa chiavetta non è schermata, uso un app converter. E allora mi sono detto, perché non prendo una chiavetta un po' più evoluta, dato che costano un cazzo? Ed eccola qua, che adesso apriremo. Con un coltello sporco. Apriamo con il coltello sporco. Vediamo. Coltello che non taglia, come vedete. Mea culpa. Ed eccolo qua. Chiavetta. Chiavetta RTL SDR Blog V4R828D. Bustina di plastica. User manual. Bene, bene, bene. Adesso vediamo un po' cosa bisogna fare per usarla. Ci sono i tappini e c'è un connettore solido, un solido connettore. Leggiamo un po' queste caratteristiche. SMA, BST, Power Low Noise Amplifier, SHP Direct Sampling, Aluminium Case, Passive Cooling, Front End Filtering is Improved, Improved Antenna, vabbè ma qua antenna vaffanculo, non ce l'ho, c'è la mia, Additional Improvement, due viti diagonali su ogni end, ok, NSY Product QC Sticker on Back, NSY Sticker it's here, dove cazzo è 860 scritto? Boh. Io non lo vedo. Dice le nuove unità dicono R860, ma dove? 2023 12. E però io qua non leggo 860. E vabbè, sti cazzi. FCC Regulatory Compliance Statements on the rear. Vediamo. Sì, ce l'ha. Green PCB with thermal pad. Non ho intenzione di aprirlo e quindi non lo aprirò. E fake, vaffanculo. Fake, vaffanculo. Va bene. È arrivata in una decina di giorni da AliExpress. Senza dogana. E quindi sono molto contento. E mo' bisogna provarla. Mo' vedo le caratteristiche e vediamo che cosa dice. Salta fuori che io ho questo driver caricato e la mia chiavetta RTL SDR attuale, che è quella blu, funziona regolarmente, però qua dicono che tutto ciò va eliminato e blacklistato, quindi dovrò seguire questo how to per farla funzionare e capire un po'. Va bene, non è così immediato, ma vedremo cosa fare. Come ricordavo, dovrebbe ricevere direttamente da 500 a 28.8 con direct sampling e quindi direct sampling on the V3 or up conversion on the V4, quindi sono fottuto, devo sempre usare l'up converter, ma allora vaffanculo. Ora, dopo aver ragionato, questa è una parte che ho registrato dopo quello che vedrete dopo, quindi questo non è prima, è dopo, mentre quello che vedete dopo è successo prima. Ho ragionato con Vash, carissimo Lorenzo, amico mio, carissimo, e lui giustamente mi faceva notare la converter funziona meglio perché il direct sampling c'ha un sacco di rumore e io in effetti poi online non solo ho anche visto e lo vedrete dopo nel video dopo di questo che state vedendo prima, che però ho girato dopo quello che vedrete dopo, vedrete che effettivamente con l'app converter io ho dei segnali più megli
e con molto meno rumore. E qua in effetti se ne parla su Reddit, e questo è Direct Sample merda up converter wow. Come vedete, Direct Sample merda up converter wow. E poi dicono un sacco di cazzate, però è così, è così. Alla fine mi tengo l'up converter perché va meglio, funziona meglio, e prendetelo come una verità incisa e scolpita nelle sacre pietre. Adesso io dico, ma a me cosa me ne fotte di seguire l'autunno? Io me ne sbatto. Io intanto mi salvo la configurazione qua del sistema. Ora, dove cazzo la salva lui la configurazione? Porco punto config, vaffanculo. Spengo, estraggo la chiavetta, vediamo i dimessaggi. Ma vaffanculo. Io con violenza tolgo questa e avremo cazzi con questi cavi, avremo cazzi, cazzi in mani perché non ho il cavo. E gli ficco questa. Ecco fatto. E attivo GQRX. Ovviamente non riceverò niente. E invece funziona. Questa chiavetta funziona. Ho dei chirp qui. Vediamo se trovo degli adattatori. Sì, li trovo, sì. Ma allora potrei proprio ficcarglielo lì. Potrei ficcarglielo lì. Se io glielo ficco lì, sono a posto. Io prendo l'app converter e glielo ficco lì. Ci riesco, ma non ci arriva, ovviamente non ci arriva, perché come vedete non ci arriva. Dunque, come posso fare? Devo usare un adattatore che non ho. Ah, non troverò mai gli adattatori. Devo fare un trogiaggio, devo collegare adattatori di ogni tipo. Allora, da qui, dunque, madonna che trogiaggio che devo fare. È un trogiaggio che proprio, allora, questo forse è l'unico che mi serve, sì, perché io qua, ficco qua e vado qua, così. E così esco con questo trogiaggio. Poi da qua mi serve questo e vado qua. Poi da qua mi serve e non ce l'ho. Sì, ce l'ho, vado qua dentro ed è un altro trogiaggio. Poi vado, ah, ma io forse potrei fare il contrario, sì, così, perché io così vado qui e ho un altro trogiaggio e sto facendo un vero trogiaggio di alberi di Natale, perché io adesso questo lo ficco nell'app converter qui, che tra poco butterò a terra odiando. Ok, vado qui, bestemmio forte, prendo questo e glielo ficco nella chiavetta. E abbiamo usato 17 connettori. Ma mi sa che non funziona un cazzo invece. E già, quindi è vero, ci vuole... Eh sì. Ci vuole per forza il software. Perché come vedete non funziona.
vediamo se per caso devo settare device. Eh sì, è questo. E non vede niente, come vedete. Vede dei cacatoni. Oh, adesso però mi ha aperto un... mi ha aperto un troiaio privo di senso. Ci sono due chirp qua, va bene. Ho bisogno dei driver. Insomma, salta fuori che serve una versione recente di GQRX, che non è quella che ho io. E ho scaricato questo App Image, che a quanto pare... esso va reso eseguibile. E quindi rendiamolo eseguibile. E lui dovrebbe fare. Quindi chmod, adesso vado a trovare il più in questa tastiera. Più X. Eccolo qua, e ora appunto slash GQRX. E lo lanciamo e vediamo che fa. Exit format error, e te pareva, porcaccio di... E quindi salta fuori che io lancio l'eseguibile e lui mi dice che non può eseguire il binario. Vado a vedere ed è a 64 bit. Vado a vedere il mio sistema ed è installato a 32 bit. Perché? Perché io sono un coglione. Quindi adesso mi tocca fare un piccolo backup di questa merda di sistema di merda. Oh. E dopodiché cercare di fare funzionare questo schifo. Devo reinstallare, devo praticamente reinstallare. Terzo tentativo con questa simpatica distro che si chiama Ventoy, che io richiamerò, rinominerò Ventroy. Ora, DevOne Server non parte da un errore, mi cerca dei CD-ROM. Tempelhof purtroppo non si avvia, indagherò. Proviamo la net install e proviamo a net installare DevOne su sta merda. E vediamo un po' intanto se parte, perché già questa schermata così non mi piace. Non mi piace. CD-ROM failed. Va bene, nemmeno il net install parte. Ventoy merda. E sarebbe anche bella Ventroy se non fosse una ventroiata colossale. E quindi non va. E quindi ho dovuto caricare l'ISO di installazione direttamente sulla chiavetta con DD. Vecchio style, non capisco questa schermata così orrenda, non l'ho mai vista sulle installazioni di DevOne, non so perché. E vabbè, sarà così. Vediamo se riusciamo a fare questa installazione, vaffanculo, che già mi sono rotto il cazzo, sono passate 4 ore di tentativi. Bene, ho perso un po' di tempo a, diciamo, a pulire questa distro da tutto ciò che era inutile, cioè non ha senso che mi installi una distribuzione Linux, net install server e poi ci metti il software per lo scanner, il software per i modem GSM, ma che cazzo me ne fotte, CUPS, la stampante, non devo stampare su un server, vabbè. Insomma, non fatemi bestemmiare. Vabbè, ho tolto un sacco di roba, ho tolto Avai a fanculo, ho tolto alcune cagate di PAM. Ovviamente questa è DevOne, quindi non ho la merda di system di merda. Fatto sta che alla fine ho installato, seguendo le istruzioni sul sito RTLSDR, i driver giusti, ho ficcato la chiavetta e con mia grande sorpresa funziona senza usare l'app converter. Ora devo settare qua tutti i vari settaggi qua dell'FFT, perché qui non so che cazzo vuol dire.
non so cosa sono queste cose, i decibel, ecco la soglia, il waterfall, ecco il waterfall magari lo abbasso un pochino. Giusto per vedere meglio i segnali. Mi piace. Questi sono schemi di colore, evidentemente. Insomma, hanno modificato un po' di cose in GQRX, hanno cambiato un po' l'interfaccia, però funziona. Non sto usando l'app converter, dicevo. Devo verificare se funziona meglio con o senza. Qui c'ho un attenuatore o un amplificatore. Comunque lo lascio a 24, dov'era? Hardware. Beh, oddio. Migliora un po', forse, va bene. Antenna una sola. Mi piace. È però troppo così, ecco, meglio settarlo manuale. Ottimo. Ottimo, direi. Quindi questa RTL SDR sta funzionando. Ora devo fare un po' di esperimenti. Se uso l'app converter, vediamo. Io vado adesso con l'app converter. Qua dovrei andare a 100. Ecco. E qui ho l'app, va bene, facciamo le cose per bene, sistemiamolo come si deve. E insomma, il risultato è notevole, funziona veramente bene. Ho reinstallato il macchinario e ricevo davvero bene. Questa è la nuova versione di GQRX che supporta direttamente questa scheda, ma ho notato che con l'app converter si sente molto meglio, ci sono molti meno disturbi. Infatti possiamo andare un po' più sopra e vedere segnali tipo questo bel radar, guardate che belle forme questo radar. C'è molto rumore per la stufa perché c'è freddo e comunque va bene così. Quindi in definitiva cosa dire? Ho reinstallato la macchina qui, il Team Client, ho messo Devon e Devon recente, quindi poi il GQRX nuovo che parte dalla sua app image qua. E quindi lei si può usare anche senza l'app converter, ma con l'app converter ho segnali molto più, meglio, migliori, assai ancora di più. E quindi uso l'app converter e va bene così. Ora sto aspettando i cavi diretti per evitare tutto questo
aborto di connettore con adattatore col connettore con adattatore col connettore con adattatore col connettore con adattatore col connettore. Quando mi arrivano i cavetti nuovi andrà ancora meglio, avrò meno perdite, vabbè, sti cazzi. Ho scoperto che il monitor genera disturbi, quindi di solito io lo spengo e lascio lì così, perché purtroppo è così. Bene, bella questa chiavetta, meno disturbata di questa. Questa ovviamente è la base con cui si parte, costa un cazzo, ma anche questa è costata poco, sui 30 euro mi pare. È arrivata subito dal sito rtlsdr.com, trovate il link per prenderla. Non, questo video non è sponsorizzato, però mi piace parlare di questa roba perché mi piace la chiavetta, vaffanculo insomma, vaffanculo. E quindi in definitiva mi sembra di avere dei segnali più puliti, e credo che sia un netto miglioramento rispetto a questa. Questo è il modello con cui si inizia, diciamo. Questa effettivamente mi dà segnali molto più puliti, ha un connettore più comodo, è solida, è in alluminio, è tiepida, non scalda neanche tanto. Quindi mentre la stufa si avvia, io la ficco e rifacciamo qualche prova, giusto perché è meglio concludere questo video in un modo degno, senza superfetazione non necessaria. Ho ficcato, lancio qua l'app, che come vedete è un'app image, è un binario con tutto dentro che lo clicchi e lui fa le cose. Ed eccoci su Shannon Volmet, già configurato con la frequenza negativa giusta per l'app converter, e ho segnali puliti, cioè non... Wow, Radio Farda arriva benissimo, e ieri mi arrivava una merda. Ora può essere anche benissimo la propagazione, cose del genere, però ho l'impressione che questa chiavetta funzioni decisamente meglio della precedente. Pare che abbia diversi filtri in più per l'FM, eccetera. Anche se io ho questo mega filtro qua, questo coso nella plastica verde trasparente, quello è un filtro 0,30 MHz. Taglia tutto quello che c'è dai 30 MHz in su. Qui siamo sulla banda radioamatoriale, andiamo a vedere se c'è qualche altra broadcast. Qui su questa banda praticamente hanno smesso. No, c'è qualcosa qua? Va bene. Sui 13, 12. Ah, guarda i 12 come arrivano bene. Ah, questi potrebbero anche essere la BBC, non lo so. Però è molto bello. Allora io scendo attorno ai 6. Ecco, mi metto qua sui 6 e voglio spegnere le luci, queste, perché non ho ancora fatto l'alimentatore lineare, e come vedete cala di tantissimo il disturbaggio generale. Questo disturbo qua è il monitor, perché se io lo avvicino, guardate come sale il disturbo. Lo devo allontanare e dovrei gettare questo monitor in un dirupo e non usarlo mai più, e far sì che nessuno possa mai più usarlo. Mentre io qua smerdo tutto. Ah, ma qua c'è un segnale enorme sui 6 e 2. Cos'è sta roba? Ah, ci sono segnali che arrivano molto più forte. Ovviamente cinesi. Qui c'è uno stanag pazzesco.
questo sembra interessante. Oh. 6 e 4. 6 e 4. Una volta c'era la Corea del Nord, ma ora non arriva. Vediamo se becchiamo qualche comunicazione. Questo è 4XZ. Qui c'è qualcuno che parla, ma arriva molto piano. Questo sembra in LSB. Vediamo. Vediamo se, se spengo. Pirati. Pirati in ta panza. Peccato questo monitor che crea disturbi. È veramente un fastidio di vivere. Se qualcuno di voi ha idee su come schermare questi, queste apparecchiature. Io non ci sono riuscito. Comunque arriva tanta roba e... Guardate questa. Questa arriva perfetta. Insomma, ho... Mi dà delle buone impressioni questa chiavetta SDR, sono contento dell'acquisto, riaccendo la luce e è online, nel senso che potete ascoltare quello che io ricevo, lo potete ascoltare in streaming qui su radio.dine.org/shortwaves.mp3, Dine con la Y scritto. Vabbè, casomai vi metto il link into the description. E a questo punto io qua spengo e me ne vado. Arrivederci. No, ma io non me ne posso andare, devo riepilogarvi che cosa ho fatto per installarla. Perché, ripeto, questa con una installazione Linux default, con i suoi driver default di chiavette del digitale terrestre, non va. E quindi adesso vediamo se riesco a farvi vedere cosa ho fatto nella realtà dei fatti. Allora, RTL SDR V4 e cerchiamo con Google, perché Google cerca per noi. Ecco qua. No, qua. Blog V4 User Guide. Intanto l'ho presa da qui. Ora, quando si degna di caricare il sito, questo computer è veramente lento, ma ce la fa. Allora, lo store è qui, vedete, store. Store, ho detto store, store. Ah, finalmente, dove comprare? Ti dice lui dove prenderla, ti dice le caratteristiche, eccetera. Io l'ho presa e ti dice anche... come riconoscere i falsi dei genuini. Io l'ho presa su AliExpress dal link che dice qui, quindi non è AliExpress qualsiasi, ma è il loro, è il loro proprio. Qua c'è Amazon, ecco, by Amazon, però non l'ho presa su Amazon, io l'ho presa qui su, adesso quale che ho preso non lo so. Non so se è questa o è questa, ma comunque AliExpress, vedete, c'è il link
voi cliccate sul link o questo o questo, e devo dire che in una settimana mi è arrivata. Poi cosa ho fatto per sistemarla? Sono andato sulla parte how to, dove descrive qua la parte blog user guide, qui parla di tutte le cose, di tutte le cose come si fa. Sono andato qui e parla di Linux, vedete, V4, Linux Debian. Questa è una Devian, che praticamente è una Debian senza quella merda di systemd, e quindi molto più performante, molto più leggera, molto più veloce, ma soprattutto fa quello che gli dico io. Non c'è systemd sotto il cazzo che fa quello che vuole lui. E quindi ho seguito semplicemente questo, ho purgiato i driver precedenti, come dice qua, e poi ho installato i driver del blog, eccetera, eccetera, i blog driver con questo git clone. Li ho compilati, li ho installati, poi ho blacklistato questi qua vecchi, li ho mandati a fare in culo, quindi ho riavviato la macchina e a questo punto ho i driver giusti. Poi cosa ho dovuto fare? Ho dovuto cercare come funziona questa chiavetta con GQRX, che è il software che uso sotto Linux, e scopro che GQRX nelle versioni vecchie che io usavo non avevano il supporto per questa chiavetta, ma lo hanno aggiunto da poco, questo è di agosto 2023, quindi è stato aggiunto questo supporto. La cosa è descritta su questo post nel GitHub relativo a GQRX SDR. Ne parla qui e dice, tra l'altro, alla fine di questi post dice: questa cosa è stata risolta, e dove lo dice adesso non lo troverò mai più, completed in issue 1248, quindi questa è la issue in cui hanno incluso il supporto di questa chiavetta in GQRX. Vado qui e leggo che hanno aggiunto il supporto, bla bla bla, va bene, funziona, ok. Quindi cosa devo fare? Devo andare a scaricarmi la versione più recente di GQRX. Quindi vado qua, clicco su GQRX, aspetto perché la rete è lenta come la merda. Ecco qua, latest, ultima versione. Clicco e lui mi dice: cos'è disponibile? È disponibile il codice sorgente, il DMG di cui non me ne frega un cacchio, e l'AppImage. L'AppImage è esattamente questo file, questo qui, che se hai un Linux recente a 64 bit installato recente che capisce questa roba, tu scarichi questo file, lo rendi eseguibile, chmod più x nome del file, poi lo esegui e lui si apre ed esegue e fa le cose. Lui fa da solo, senza mani, lui fa senza mani, è una magia, può fare senza mani. Detto questo, vi saluto perché mi sembra di avere esaurito qualsiasi argomento relativo a questa faccenda. L'unico problema di GQRX, non capisco perché ogni volta io devo sempre centrare questo grafico, perché io lo voglio vedere così, e ogni volta me lo trovo smerdato di lato, questa cosa mi fa girare le palle, ma va bene così. Ok, grazie per aver visto questo inutile video su questa chiavetta RTL SDR, che spero vi sia piaciuta. Io adesso spengo la stufa perché me ne vado forever. Spengo, spegniti, spegniti, off. La stufa si spegne, io spengo la luce, spengo il monitor, lascio la musichetta in sottofondo, anzi la abbasso un po' perché magari dà fastidio ai vicini, e anche perché dà fastidio alla vita, e posso andare via lontano da qui, lontano.